Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarium. Oggi parleremo di sicurezza informatica. Quante volte abbiamo voluto nascondere particolari file da occhi indiscreti? Oggi ho la soluzione per voi, si chiama VeraCrypter. Questo software, che in italiano è anche semplice da utilizzare, permette di nascondere i nostri file agli occhi di chi non vogliamo far sapere i fatti nostri. Quindi non vi faccio vedere come installarlo perché la procedura è molto semplice. In descrizione vi metterò il link da dove potete scaricare il file. Partiamo direttamente a vedere come funziona e come si crea il file da utilizzare per nascondere i nostri documenti. Quindi andiamo prima a creare il volume, perché tutti i nostri documenti che vogliamo nascondere andranno messi in un volume virtuale criptato. Quindi creiamo un volume, crea un file contenitore criptato, volume VeraCrypter standard, selezioniamo dove andremo a mettere il file e lo chiameremo in questo esempio salva, avanti, scegliamo il tipo di algoritmo e successivamente scegliamo anche l'algoritmo di confusione. Questo serve per non far capire al potenziale hacker quale algoritmo abbiamo utilizzato, quindi va bene uno dei quattro. Avanti, qui decidiamo quando deve essere il nostro volume, diciamo questa periferica virtuale, e mettiamo per adesso 1 giga. Avanti, creiamo una password. Io faccio un esempio utilizzando 1 2 3 4 5 e 6, però voi usate una password abbastanza complicata. In alternativa si può aggiungere anche un file di chiave, che potrebbe essere un file fisico per attivare la password. Avanti, qui adesso si sta avvisando che la password che ho utilizzato è troppo semplice, però visto che ho fatto un esempio utilizzerò questo tipo di password. Ok, adesso ci chiede di muovere più velocemente possibile il mouse per creare la chiave di criptazione. Dobbiamo andare avanti finché non raggiunge il colore verde, o diciamo fino a che non va alla fine della sua barra, perché più è complessa la chiave molto più difficile sarà per l'hacker decrittare il file. Ok, formatta, volume creato. Ok, avanti. Vabbè, a questo punto lo possiamo anche chiudere perché l'ha fatto. Qui sta chiedendo se vogliamo fare un ulteriore volume. Annulla. A questo punto andiamo a selezionare il file che abbiamo creato, il cosiddetto volume virtuale, che l'abbiamo chiamato, eccolo qui, esempio, apri. Prima di fare monta dobbiamo stabilire quale lettera dargli, perché adesso procederà nel creare una specie di volume virtuale che andrà in serie al nostro hard disk, cioè a C, a D e via dicendo. Noi usiamo la A perché la A ormai non si usa più, perché è la lettera che si usava per il flop disk. Monta, adesso ci chiede la password, che in questo caso era 1 2 3 4 5 6. Ok, riproviamo, che ho sbagliato, 1 2 3 4 5 e 6. A posto, è stata associata alla lettera A. Andiamo giù, adesso prendiamo il nostro programma di gestione dei file e se vedete adesso c'è un disco locale di nome A, che praticamente è adesso una cartella vuota, come se fosse una chiavetta o un floppy virtuale. A questo punto andiamo a prendere un file, prendiamo uno qualsiasi, anzi prendiamo due, copia, incolla. Vedete, si gestisce facilmente proprio come fosse una chiavetta. Quando abbiamo finito il nostro lavoro possiamo chiudere, andare sul nostro VeraCrypter e fare smonta il volume.
come vedete non c'è più. Per rimontarlo di nuovo la stessa cosa, andiamo a fare selezione file, cerchiamo il nostro file, esempio, apri, monta, ci chiede una password 1 2 3 4 5 e 6, ok. Come potete vedere, disco locale A, e troviamo i due file che abbiamo inserito al suo interno. Come potete notare, adesso lo richiudo, smonto, chiudo anche il programma, andiamo a vedere i file che abbiamo creato. Esempio, indipendentemente da quello che ci andiamo a inserire dentro, qui ho buttato giù 69 e 4 mega, il file sarà sempre di 1 giga, perché questo qua lui lo vedrà come se fosse un volume intero. Questo file può essere portato e trasportato successivamente anche su una chiavetta. Dopo in descrizione darò anche il link dello stesso programma VeraCrypter versione portatile, perché se volete portarvi con voi questo file insieme al decryptatore è possibile farlo, ma magari metterlo su una chiavetta dedicata, in questo modo potete trasportarlo in tutta sicurezza. Quindi vi auguro una buona giornata, spero che il programma vi possa essere utile come è stato utile per me per 2 anni. Non dimenticate di mettere like, di condividere i video e di iscrivervi a questo canale. Buona giornata.